Versetto 13. Cosa è scritto? In quello stesso giorno, dunque, siamo ancora di domenica. Emmaus. Siamo nel pomeriggio. Quando Gesù spezza il pane, è interessante, siamo al versetto 30, quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Versetto 31, allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Succoni. 2 ore e mezza di cammino, non si accorgono che è lui. Lo riconoscono. Ma egli sparì, non sparò per l'amor del cielo, ma egli sparì dalla loro vista. Cosa fanno questi qua? Siamo alla sera, ormai. Di corsa tornano a Gerusalemme. Dunque siamo di notte, la notte della domenica. Partirono senza indugio, fecero ritorno a Gerusalemme. Arrivano e dicono, abbiamo visto il Signore. E quelli di Gerusalemme dicono altrettanto, anche noi. Versetto 36. Mentre essi parlavano di queste cose, dunque, quando? Domenica sera, domenica notte. Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse, pace a voi. Sconvolti, fifa blu, e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. E Gesù, che ha molta ironia, e per certi aspetti, ringraziando Dio, non è un Dio musone, risolve la cosa dicendo, dammi un panino. Datemi da mangiare. Perché è l'unico modo per dimostrare che non è un fantasma. Scusa, chiusi nel cenacolo, quello entra, come fai a non pensare che non sia un fantasma? Tu puoi discutere finché vuoi. Lui taglia la testa al toro e dice, datemi da mangiare. Toccatemi, guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia, tenete presente che erano sconvolti e pieni di paure, c'è questo cambio di sentimento che è interessante, ma poiché per la gioia non credevano ancora, ma erano pieni di stupore, pensate il frullato di sentimenti che hanno vissuto in pochissimi attimi questi poveri cristi. Disse, avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito, egli lo prese e lo mangiò davanti a loro, con molte prove. Poi disse, fa la predichetta, che è una predichetta piuttosto pesante, di quelle teologicamente da tonnellata, poi li prega di restare in città perché lo Spirito Santo dovrà scendere su di loro. Versetto 49, ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Versetto 50, cosa è scritto? Poi. È un poi che non sappiamo che valore abbia, ma stando alla narrazione, quel poi vuol dire domenica notte. Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Quando avviene l'ascensione? Quando avviene l'ascensione? Giorno di Pasqua. Sì? Giorno di Pasqua. Sì? O sì? No.
Perché qua è scritto 40 giorni, me li mettete d'accordo? Dio stramaledica i biblisti, che inquietano la fede serena delle persone. Voi mi dovete spiegare questo. E se no lo cerchiamo insieme. Allora insieme. Guardate che i cristiani sono chiamati a spiegare la loro fede a chiunque chieda a loro ragione della speranza che c'è in loro. Ora, se noi pensiamo che la fede sia semplicemente un sentimento, beh, io prendo, porto via i miei arnesi e vado via, perché sono inutile. Ma se la fede è anche un saper spiegare, abbiamo bisogno di riflettere su questi dati. Allora partiamo dal dato puramente linguistico, facciamo finta di essere atei per un momento. Se noi prendiamo il testo greco di Luca e guardiamo questa congiunzione temporale, l'uso del poi in Luca il poi non è necessariamente una forma temporale di immediatezza. Faccio questo, poi faccio quest'altro. Nel nostro linguaggio italiano, quel poi indica qualche cosa di immediatamente attaccato a ciò che precede. Nella forma narrativa neotestamentaria, il poi può indicare anche tanto tempo dopo. Non necessariamente un'azione attaccata all'altra. Io ho studiato al Pontificio Istituto Biblico Orientale e poi sono andato a Roma a studiare, a insegnare. Sì, ma la cosa non è immediatamente. Prima ho insegnato all'Università a Padova, per diversi anni. Poi sono andato a finire là. Ma vi rendete conto che nella forma narrativa dire prima ho studiato, poi sono andato, semplicemente sembra che fatto il titolo accademico, poi sia andato immediatamente a insegnare a Roma. No, sono passati alcuni anni. Questa è la spiegazione più semplice a livello di pura filologia. Questo discorso lo può fare qualunque ateo che conosce greco. Come cristiani noi sappiamo qualche cosa di più di un ateo che conosce greco. Nel mondo orientale esistono diverse concezioni di tempo. La concezione più semplice la conoscete tutti, perché ormai è diventato un classico. Altro è il tempo dell'orologio, altro è quel tempo che noi viviamo quando abbiamo un'esperienza molto bella. Ci sembra un tempo breve. Magari l'orologio ha segnato 4 ore, ma per noi quelle 4 ore sono state brevissime. L'orientale aveva già capito che c'è questa diversa percezione. Altro è guardare l'ora osservando l'arco dell'orizzonte del sole, altro è dare l'ora secondo la percezione che una persona ha dopo aver vissuto un'esperienza. Noi possiamo dire, beh, sono passati pochi momenti, l'altro ti dice, no, guarda, sono passate 4 ore. Con la risurrezione di Gesù esiste un altro modo di percepire il tempo. Noi oggi viviamo immersi nella storia, ma davanti a Cristo risorto dobbiamo tenere presente che è successo qualcosa di strano. Il Cristo risorto non appartiene al nostro mondo, appartiene a quell'altro mondo. Noi abbiamo una macchia di eternità che è entrata nella storia. È come se la storia da Cristo in poi diventasse una specie di pelle di leopardo, dove il tempo storico non è più solo tempo storico, ma in questo tempo storico noi possiamo fare esperienza dell'Eterno, perché l'Eterno è entrato nella storia. Allora, se l'Eterno è la mancanza di tempo,
Noi cristiani diciamo stiamo attenti, che tra noi e la fine del mondo c'è mica tanta differenza, anzi non ce n'è nessuna, la fine del mondo è già iniziata, perché l'eternità è già arrivata qui. Se la fine del mondo segna il passaggio tra la storia e l'eternità, noi l'eternità ce l'abbiamo in mano. Allora, la fine del mondo è già iniziata. Non dobbiamo aspettarla. Casomai aspetteremo la fine della fine del mondo, cioè la conclusione. Ma noi abbiamo già l'eternità. Il cristianesimo ragiona anche così. Io vi inviterei, so che vi faccio un invito che non verrà mai ascoltato, ma io ve lo faccio lo stesso. Se voi avete il messalino, però annuale, quello cioè di tutto un anno intero, e leggete tutte le preghiere di conclusione della messa, quelle che tecnicamente vengono chiamate orazione dopo la comunione, in latino post communio, voi trovate questa teologia. Noi abbiamo vissuto qui adesso, celebrando l'Eucaristia, un'esperienza che ci ha fatto toccare l'eternità. Noi qui abbiamo vissuto un frammento di eternità. Questo è comune, solo che noi alla fine della messa. Ma più chiaro di così è che noi non leggiamo. Cioè? Per la fede sì. Sì. Nella celebrazione dell'Eucaristia noi abbiamo un passato che si fa presente. Cristo muore e risorge qui adesso mentre io celebro. La celebrazione è la celebrazione della morte e della risurrezione di Cristo. E non è che venga rappresentata. Quindi lui è morto una volta là, poi torna a morire qui. No, è sempre quella. Viene solo ripresentata. Questa è l'anamnesi. Ma siccome io ho il passato nel presente con l'anamnesi, ma quel passato contiene già il futuro perché la risurrezione appartiene all'eternità, io nel momento in cui faccio anamnesi ho presente il passato, ma ho presente anche il futuro. Capite cosa avviene nella celebrazione? Quando io sento qualche mio confratello banalizzare la messa dicendo questa è la comunione dei cristiani, a me verrebbe voglia intanto di tirar su le maniche della giacca, salire su sull'altare e prenderlo per collo. Perché dico, tu stai facendo una devianza teologica. Cioè tu non stai spiegando alla gente quello che per davvero sta succedendo qui. E guardate che non occorrono libri teorici per capire questo. Prendete i testi della celebrazione. Cioè prendete il messale e il lezionario, basta. Non occorre andare a comprare libri sull'Eucaristia. Prestate attenzione a ciò che il prete prega e a ciò che viene annunciato e voi avete il quadro, senza bisogno che nessun prete ve lo spieghi. Perché quando si sentono dire queste cose, qual è il primo istinto? Mi dica un libro dove posso leggere queste cose, per l'amor di Dio. Vi tiro giù 4 chilometri di libri e leggeteveli. Non vale la pena. Basta che stiate attenti ai testi della messa. Lì è detto tutto. Se voi cominciate a prestare attenzione a questi testi, mentre invece noi siamo abituati a sentire l'anemia, aspettando il per Cristo nostro Signore dove dobbiamo piazzare l'amen. E così sappiamo che è finita. Proviamo a mollare questa mentalità e impariamo ad ascoltare per davvero ciò che dice il testo. E se non abbiamo questa pazienza, prendi il messalino e leggi. La liturgia spiega sempre se stessa, non ha bisogno di spiegazioni. Ma
decisamente. Certo, l'emozione appartiene allo spirito o al corpo? Allo spirito. È lo spirito che poi condiziona il corpo. Ma la paura non si pesa né a chili, né a metri, né a litri, né a joule, né ad ampere. La paura c'è e condiziona il corpo, ma nasce dallo spirito. Sì o sì? Noi stiamo dimenticando che siamo una composizione. E anche la medicina lo sta dimenticando. Sono i chirurghi di sfascia carrozze che hanno cominciato a capire che lo spirito dell'uomo è importante. Se uno è giù di corda, se non ci sono urgenze, evitano di operarlo. Lo tirano su un poco. Perché guarda caso il corpo reagisce diversamente se uno è su moralmente. Ma guarda. Chiuso. Torniamo a noi. La concezione del tempo, dunque, è qualcosa di molto complesso. Già parlando umanamente, la concezione del tempo è molto complessa. Se io dico, sono passate 4 ore, però la mia percezione è stata di pochi attimi. Già questo crea complessità. A livello di fede abbiamo visto cosa succede. Se il Cristo è colui che introduce nella storia l'eternità, è finita. Io ho diversi parametri allora per misurare il tempo. Non ne ho più solo uno, questo qui dell'orologio. Io posso dire che siamo già risorti? Sì. Non sono così bravo da dirlo da solo. Prendete la lettera ai Colossesi, capitolo 3. Se dunque siete risorti con Cristo, dunque siamo risorti sì o no? Scritto lì. Noi siamo già risorti, sì. Però attenzione a cosa dice il versetto 4. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Cioè, io sono già risorto, ma non sono ancora manifestato come tale. Quindi, già risorto, ma non ancora del tutto, perché mi manca la fase finale, quella della manifestazione con risorto. La risurrezione è dentro di me, ma c'è questa specie di cartoccio che non me la manifesta. Bisogna che questo cartoccio si sciolga e allora io vengo manifestato come risorto. Il cristianesimo vive di questa specie di apparente antinomia. Già e non ancora. Risorto, non manifestato. Salvato, ma sotto il regime del peccato. Luca cosa fa? Si presenta nel Vangelo di Luca, capitolo 24, un aspetto del concetto di tempo. E negli Atti degli Apostoli l'altro concetto. In Luca, capitolo 24, voi avete il concetto teologico del tempo. Tutto qui adesso. Già e non ancora. Invece voi avete il concetto cronologico del tempo. E Luca adopera indifferentemente questi modi che sono tipici del cristianesimo nel concepire il tempo. Adesso forse siamo un pochettino più tranquilli. Voi, leggendo Luca, dovete fare gli uomini e le donne e basta. Leggendo gli Atti. Leggendo Luca, capitolo 24, dovete fare i credenti, se no non si capisce niente. Ma anche qui c'è qualche cosa che va ancora specificato. 40 giorni? Per davvero? Cioè un mese più 10 giorni? 40 giorni. Posso scuotervi un pochettino come si fa col sciroppo della tosse prima dell'uso. Leggeremo che i cristiani sono circa 120, subito dopo l'ascensione. Gesù se n'è andato. Da dove vengono fuori quei 500?
una sola volta. Che facciamo? Allora, quando io parlo con i miei colleghi neotestamentaristi, io divento matto. Chi mi dice, ma sa, potrebbe essere un hysteron proteron, che si narra dopo quello che invece poteva essere successo prima. I 40 giorni sono solo simbolici perché 40 giorni, io avrò scritto lì, alla linea 47, equivaleva per la... nel linguaggio rabbinico 40 giorni non erano 40 unità di 24 ore, ma era il tempo necessario per imparare bene la lezione di un rabbino. Ma impiegavi anche un anno, potevi impiegare 10 giorni, che non sappiamo io quanto un individuo impiegava a livello di tempo per imparare bene la lezione di un rabbino. Quindi 40 giorni indica una quantità di tempo di una certa consistenza. Quanto tempo non lo sappiamo. Per cui noi oggi, nella liturgia, dopo la Pasqua, contiamo 40 giorni e infiliamo l'ascensione. Perché è scritto 40 giorni? Per l'amor di Dio, va bene così. Ma sotto il profilo della informazione storica non sappiamo il valore di questa espressione, perché potrebbero essere 40 giorni reali, e nessuno ha niente da dire, ma potrebbe anche indicare quell'espressione rabbinica che dice Gesù è asceso al cielo dopo che gli apostoli hanno imparato bene la lezione. Mi spiego? Quindi giurare su quei 40 giorni, se un biblista è serio, non lo farà mai. Dirà, può darsi che siano 40 giorni, può darsi che siano di più o di meno, comunque indica una quantità sufficiente perché gli apostoli abbiano capito bene la lezione della risurrezione. Mi sono spiegato? Fine. Altro elemento che a noi non sembra assolutamente serio, mentre invece è tremendamente serio, poi andiamo a fare qualche cosa di serio, cioè a bere il caffè. Ma affrontiamo quest'ultimo piccolo problema. Alla linea 38, versetto 4, noi troviamo una specificazione apparentemente banale. Mentre si trovava a tavola con noi. Per noi un'espressione del genere ha semplicemente un valore pittoresco. Poteva dire, mentre Gesù era a passeggio con i discepoli nell'orto del Getsemani, mentre Gesù stava prendendo il tè a Betania dalla casa di Lazzaro, Maria e Marta, no, mentre era a tavola. Sono specificazioni che teologicamente sembrano non valere niente. Se voi parlate con il Cardinal Ratzinger, lui dice, insomma, qui si potrebbe anche cancellare questa frase, e la rivelazione non subirebbe nessuna minuzione di verità. Mica vero? Provate, siamo alla linea 51. Luca, ricordiamoci che scrive per i pagani convertiti al cristianesimo, pagani di lingua greca convertiti al cristianesimo, i quali hanno alle spalle una civiltà dove il simposio, cioè il mangiare insieme, non era l'abbuffarsi, ma era il momento culturalmente più importante che gli amici attivavano tra di loro. Platone intitola una sua opera Il Simposio. E non discutono di investimenti in borsa, discutono di altre questioni filosofiche. Plutarco, quando presenta i suoi eroi e mette in bocca ai suoi eroi riflessioni profonde, i suoi eroi stanno mangiando quando fanno queste riflessioni. Luca ha messo in evidenza questo aspetto della vita di Gesù, che ricordiamo è stato sempre accusato.
Io lì ve ne ho citati alcuni. Alla linea 51, al capitolo 5 di Luca, Gesù viene accusato per la prima volta di mangiare con i peccatori e i pubblicani. E lui spiega il perché. E fa un discorso tremendamente serio sul fatto che queste persone hanno bisogno di essere perdonate. E lui cerca queste persone. Non sono le persone che devono andare a Dio, ma è Dio che va in cerca di loro. E qui viene affermato un principio mentre mangia, che è un principio che noi cristiani abbiamo dimenticato. Una persona si converte quando accetta di essere incontrato da Dio. Non il contrario. Sono verità molto elementari. Dimenticarle vuol dire stravolgere il cristianesimo. Quando io ripeto, le ripeterò fino all'ultimo respiro della mia vita, prima l'esperienza di Dio, poi l'impegno morale. Prima ti innamori, poi dai il bacio. Non dimentichiamocelo mai. Invece c'è purtroppo una parte della catechesi, mi dispiace, una parte del clero, meno male non tutti, che invece dice che il cristianesimo è l'impegno morale. Sbagliato. Cristianesimo è esperienza di Dio. Da questa esperienza poi tu deduci l'impegno morale. Prima gli ebrei compiono l'esodo, poi Dio gli dice osservate i comandamenti. Prima Gesù dice ai suoi apostoli state con me, poi gli manda a fare l'apostolato. Non dimentichiamocelo. Io potrei passare in rassegna questi testi, sarebbero cinque, sarebbero pochi, ma il tempo è tiranno. La peccatrice perdonata per il suo amore. È una cosa che sconvolge. Scusate l'espressione poco signorile, ma questa qua ha fatto la prostituta fino a cinque minuti prima. E Gesù le dice, poiché ha molto amato, molto le è perdonato. Non resta sconvolto. Qual è questo amore? Allora i biblisti con un senso così di misura dicono l'amore che lei ha per Gesù. È comunque qualcosa che fa riflettere. Avviene durante un pranzo. Non parliamo dell'ultima cena, l'Eucaristia, è stata inventata dal Signore Gesù durante una cena, punto. E noi, da bravi cristiani, abbiamo sterilizzato questo clima. Non c'è un clima amicale durante la messa, non c'è. Abbiamo sbagliato tutto? No.